questo, il problema del CSS non deve essere solo un problema degli Ubini, deve essere un problema nazionale e internazionale, perché oltre ad essere un problema della salute e ambientale è anche un problema etico. Io immagino che dobbiamo vincere questa battaglia. Fossato di Vico l'abbiamo vinta, abbiamo fatto una causa per non fare l'inceneritore, volevano farlo in pratica nel parco di Fossato di Vico. E qui io penso che bisognerebbe scuotere le coscienze, più persone capiranno che potrebbero avvelenare ancora di più l'aria, e naturalmente più persone verranno coinvolte e naturalmente meglio è. Siamo qui anche questa sera nei classici giri che stiamo facendo all'interno delle frazioni del comune per parlare di questo problema che secondo noi sta affliggendo il nostro territorio, cioè l'utilizzo del CSS all'interno delle cimenterie. Noi come comitati, io faccio parte del GSA Gubbio Salute Ambiente, siamo fortemente contrari a questo e cercheremo in tutti i modi di impedirlo, perché per noi il giusto sfruttare il territorio in questo modo, in questo periodo, è veramente un suicidio. Se inizia questo tipo di discorso, tutto il bello che c'è dietro all'artigianato, al turismo e all'agroalimentare ce lo possiamo sognare, e quindi continueremo la nostra lotta in maniera pulita, informando la popolazione. Invito tutti gli amici sostenitori dei comitati e anche quelli che non ci sostengono ad andare su GoFundMe e fare una donazione, con la quale noi del comitato cercheremo di sfruttarla in maniera pulita per andare avanti con il nostro progetto di sperimentazione e per capire veramente sul nostro territorio quello che ci affligge e quello che ci sta facendo male. Come ISDE Umbria noi partecipiamo a questa vertenza ambientale cercando di collocarci su due terreni. Uno, il supporto ai cittadini per quello che riguarda il ruolo sull'impatto sulla salute che possono avere i cementifici in generale, l'uso di petcock come combustibile e l'aggiunta del CSS. L'altro, diciamo forse anche più strategico, è quello che punta a far emergere in questa vertenza ambientale una tendenza volta a profare di Gubbio un territorio che dedica una particolare attenzione alla qualità tra produzione e ambiente. Quindi noi abbiamo fatto una proposta di attivazione di un ecodistretto, che in estrema sintesi è un dispositivo che protegge gli esposti da produzioni di rischio che scaricano appunto su di loro e poi le subiscono involontariamente delle sostanze che possono far male alla salute, ma queste produzioni di rischio sono anche dei momenti di spossessamento, in quanto qualcuno prende l'aria, l'acqua, il suolo, che sono di tutti. L'aria è obbligatoriamente di tutti, tutti dobbiamo respirarla, se qualcuno ce la inquina ci respiriamo l'aria inquinata, e oltre, ecco, quindi la produzione di rischio ad essere abbinata a uno spossessamento è anche abbinata un po' alla produzione di esternalità negative, nel senso che se poi noi vogliamo migliorare nuovamente l'aria, l'acqua e il suolo dobbiamo tirare fuori dei soldi. Ecco, l'ecodistretto è un dispositivo che rovescia un po' questa situazione in cui i produttori di rischio hanno grandi libertà sui beni di tutti e riconsegna agli esposti gli strumenti per valutare se questi produttori di rischio producono delle politiche efficaci per separare il ciclo tecnico dal ciclo biologico, cioè per interrompere l'attività di inquinamento, che è anche un'attività di spossessamento, che è anche un'attività di attribuzione alla comunità di costi, di esternalità negative. Siamo qui riuniti alla Torre dei Calzolari questa sera per dibattere un tema annoso, quello di CSS, quello di rifiuti, che da più di 20 anni a Gubbio sta sull'onda. Quotidianamente si parla anche di queste problematiche, purtroppo, che ricadono non solo sull'ambiente ma sui cittadini tutti.
Quindi non è un problema personale, ma un problema di tutti. E questo va capito, non solo va studiato, va capito. Purtroppo ci sono delle realtà, parlo di cementerie che hanno bruciato in altri luoghi, che hanno fatto quasi dei disastri ambientali. E questo bisogna dirlo, non solo, e dichiararlo, perché è scritto sulle pagine dei giornali. Noi a Gubbio non vorremmo questo, non vorremmo che si ripetessero degli errori fatti, e bruciare i rifiuti non è una cosa giusta, tantomeno con impianti tecnologicamente che non sono idonei, all'avanguardia, e non proteggono sicuramente la salute, tantomeno la CO2. Come disse un sindaco di una certa città, non c'è riduzione di CO2 bruciando rifiuti.